Rincomincio a fare i miei tutorial. In diversi mi avete chiesto di parlarvi appunto delle talee e allora ho deciso appunto di fare questi tutorial sulle talee. Ci sono quattro tipi diversi di talee che vengono prelevate anche in momenti differenti e io vi parlerò della prima che è la talea erbacea che si preleva appunto a primavera. Poi alla fine farò un'altra piccola precisazione. Vi spiegherò le talee, come si fanno appunto le talee delle rose, perché fra poco ci siamo, si potrebbe cominciare appunto a farle in autunno. Allora, esistono quattro tipi di talee: abbiamo la talea erbacea, la talea di legno verde, la talea semilegnosa e la talea legnosa. Io vi parlerò appunto della prima. Questa è una talea che si realizza, come vi ho detto, in primavera. E viene prelevata dagli apici dei rami in crescita, quindi è una talea estremamente tenera e anche per questo avrà più facilità appunto a radicare, ma allo stesso tempo è una talea anche delicata perché comunque avrà bisogno di un elevato grado di umidità per non seccarsi, visto che è così giovane in un certo senso. Quindi prelevate questa talea sotto un nodo. Deve essere grande all'incirca di 6-8 cm, dopodiché togliete le foglie inferiori e tagliate appunto anche l'apice. Tagliare l'apice perché? Perché è facile che questo marcisca, quindi è meglio appunto toglierlo. Dopodiché preparate un composto che sia di torba e sabbia in parti uguali. Se avete un ormone radicante, lo andate a mettere un po' sulla parte che volete faccia appunto le radici e poi la piantate. Allora, io ho fatto talea anche senza, ho fatto poche talee, devo dire, ho fatto una talea di lantana questa estate che ha preso, però non ho fatto assolutamente niente, l'ho solo tagliata e l'ho messa appunto all'interno di un vasetto. Poi ha radicato. Ovviamente più accorgimenti abbiamo, più è facile che la talea produca radici e che possa radicare. Allora, una cosa molto buona è se abbiamo appunto un'incubatrice, perché chiudiamo questa incubatrice con tutte le nostre taleine e manterremo un grado di umidità e un calore che deve andare dai 18 ai 21 gradi e deve essere praticamente costante. Questo è molto importante. Quindi mettiamo la talea dentro la terra, bagniamo, spruzziamo un fungicida e quindi incubatrice. Dopodiché, quando avrà radicato, dobbiamo prendere questa talea con la nostra radice e fare dei singoli vasetti che andranno poi successivamente trapiantati in primavera, nella primavera appunto successiva. E questa, anche questa è una cosa importante. Allora, cosa dire delle talee di rose? Le talee di rose sono talee legnose, si fanno appunto in autunno. Quindi la cosa importante che voi dovete tenere conto è quella appunto di prelevare il ramo che avete scelto, però in fondo, sulla base, ovvero dove verrà fatta la radice crescerà, voi dovete tagliare, prendere anche un pezzettino del ramo dell'anno precedente. Quindi ramo di quest'anno in fondo, sulla base. Quindi nella parte dove dovrà radicare un pezzetto di ramo dell'anno passato, dell'anno precedente, se no sarà molto difficile che vi possa radicare. E questa è una cosa estremamente importante appunto per la talea di rosa. Ecco, direi che ho detto tutto. Le immagini per come si fa una talea le potete trovare su qualsiasi libro. Magari se siete interessati provate ad andare in biblioteca. Di solito ci sono appunto questi tipi di libri che fanno vedere come si fanno le talee, ma fare una talea è comunque semplice. La cosa più difficile è appunto il fatto che possa o meno radicare. Benissimo, allora penso di avervi detto tutto. Allora ci rivediamo, vi mando un grandissimo saluto. Ciao!